Qualunque cosa tu venda e ovunque tu stia cercando di venderla, il copywriting non è qualcosa che puoi permetterti di ignorare. E la ragione è presto detta. Le parole che utilizzi per comunicare con la tua audience, per presentare quello che proponi, il tuo brand, sono un mezzo attraverso il quale in realtà trasmetti il tuo superpotere, in modo però funzionale alle esigenze di chi ti legge, portandolo quindi ad acquistare se quello che legge lo convince e poi se quello che compra lo soddisfa a diventare anche un cliente ripetuto e un vero promotore del tuo brand. Prima però un promemoria importante. Se stai guardando questo video su YouTube, iscriviti al canale attivando la campanellina per sapere quando arrivano le nuove puntate. Mentre se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, Spotify, iTunes o la tua piattaforma podcast preferita, ricorda se questa puntata ti sarà stata utile di lasciarci una recensione alla fine dell'episodio. Spesso pensiamo che la funzione del copy sia quella di vendere il nostro prodotto oppure il nostro servizio, ma non è esattamente così. Quello è una conseguenza eventuale. Quello che il nostro potenziale cliente compra quando sceglie di acquistare qualcosa non è la cosa in sé, ma è la trasformazione che potrebbe derivare dal fatto di acquistarla, dall'azione di scegliere quella cosa. Per trasformazione che cosa si intende? Si intende il passaggio da un punto A, dove questo utente ideale si trova adesso, ad un punto B, dove desidera arrivare. Questo passaggio, questa trasformazione, avviene di solito attraverso la risoluzione di un problema. Se sei parte della membership di Pizza Academy, sai che non è sempre così e ci sono delle eccezioni alla regola, però la maggior parte delle volte, quando proponiamo qualcosa sul mercato, lo facciamo per risolvere un problema. Ad esempio, chi entra nella membership di Pizza Academy, appunto, non lo fa per acquistare un servizio ad abbonamento che ad un prezzo ridicolo ti garantisce un'esperienza pazzesca, ossia una mappa continuamente aggiornata di strategie digitali, una guida costantemente presente per aiutarti a crescere sul web e una community super affiatata di potenziali partner e collaboratrici. No, lo fa per poter diventare un pilastro economico per la sua famiglia, lo fa per rivendicare il suo talento dopo anni trascorsi magari in ambienti di lavoro che non la valorizzavano, oppure lo fa perché vuole dimostrare a se stessa di cosa è davvero capace, perché ha un sogno da realizzare, perché ha una mission che vuole portare avanti e che vuole trasformare in realtà, perché non vuole più scegliere fra carriera e famiglia, e perché si sente pronta a vivere finalmente il meglio dei due mondi attraverso il digitale. Ecco, questa è la trasformazione che cerca. Se pensare però alla trasformazione che il tuo cliente ideale desidera ti risulta un po' complicato, prova con questo esercizio, è davvero simpatico. Parti da una caratteristica del tuo prodotto o servizio e poi chiediti, e quindi per almeno due volte. Ad esempio, una delle caratteristiche della membership di Pizza Academy è la presenza di un gruppo Facebook esclusivo. Ok, e quindi mi chiedo, beh, e quindi significa che hai accesso immediato ad oltre 200 imprenditrici e a me in persona. Ok, e quindi mi chiedo, beh, e quindi non ti sentirai mai più sola e confusa mentre fai crescere la tua attività sul web. Eccola la trasformazione. Quella che tocca il cuore e non soltanto la testa. Mai più sola e confusa mentre fai crescere la tua attività sul web. Questo è parte della promessa trasformativa di Pizza Academy. Non è la sola, ma è un fulcro di questa promessa. E infatti è utile ripetere questo esercizio delle quindi per ogni singola caratteristica di quello che offri, dove per caratteristica intendo quello che include ciò che offri. Di solito, quando scriviamo una pagina di vendita o una pagina prodotto, facciamo questi lunghi elenchi di che cosa è incluso nel corso o nel pacchetto o nel prodotto o nel servizio. Ecco, proviamo ad inserire prima delle caratteristiche, quindi prima di questo lungo elenco di quanti video ci sono, quanti ebook ci sono, quanti X ci sono,
la trasformazione che si può aspettare chi compra e tutte le sue fasi se ce ne sono più di una. Perché in questo modo il tuo copy diventerà molto più efficace, ma non perché stai usando delle tecniche di persuasione dai poteri magici, ma no, semplicemente perché finalmente stai parlando la lingua del tuo utente ideale, stai parlando al cuore di chi ti legge. Ma non è finita qui. C'è anche qualcos'altro che puoi, anzi devi assolutamente fare per capire quale trasformazione sta cercando il tuo utente ideale, se magari non ti viene così immediata. Se parti da zero, puoi ricercare la tua nicchia nei gruppi Facebook rilevanti ovviamente al settore, quelli più frequentati e attivi naturalmente. Non serve che pubblichi nulla, limitati ad osservare che cosa viene chiesto più spesso, quali sono gli argomenti che suscitano maggior interesse nell'audience e per quale motivo. Se invece naturalmente hai già un audience di riferimento, e questa naturalmente è la situazione ideale, fai un sondaggio. Però quando fai il sondaggio, e lo puoi fare anche sui social peraltro, fallo in modo specifico, ossia non fare domande aperte come ad esempio usi Facebook, usi le sponsorizzate di Facebook per il tuo business? No, invece chiedi qualcosa come qual è la tua sfida più grande con le sponsorizzate di Facebook? Questo significa che non fai una domanda, come dire, la cui risposta potrebbe essere sì o no e morta lì. No, stai chiedendo al tuo utente ideale di descrivere la sensazione, la frustrazione, la sfida emotiva che si ritrova a dover affrontare quando fa le sponsorizzate su Facebook, ok? E questa fase di ricerca, più o meno attiva, nel senso che appunto può avvenire attraverso un sondaggio che tu fai attivamente o attraverso l'osservazione, è sì considerata a volte la più noiosa, ma è la fase più magica. Perché durante questa ricerca non solo scopri le paure, le sfide, i desideri del tuo cliente ideale, ma li scopri descritti con parole sue. E le sue parole sono in assoluto lo strumento più prezioso per il copy di tutti i tuoi contenuti, che si parli di email, che si parli di pagine di vendita, che si parli di pagine per freemium, quindi per le tue risorse gratuite. Ad esempio, potresti scoprire che il tuo utente ideale dice: wow, sono finalmente riuscita a far funzionare le sponsorizzate per il mio corso online e adesso mi godo i weekend senza sensi di colpa. Eccolo lì, quella era la trasformazione che il tuo cliente ideale cercava o cerca. Quindi puoi parlare della libertà finanziaria che un corso online ti offre attraverso delle sponsorizzate su Facebook, ma per esempio potresti utilizzare un titolo ancora più efficace che dice: pronta per tornare a goderti i weekend senza sensi di colpa? Dai un'occhiata al mio corso sulle sponsorizzate Facebook per riuscirci. Ora te l'ho improvvisata su due piedi, ci sarebbe molto molto altro da dire sul copywriting, ma già mettendo in pratica questi piccoli accorgimenti, il tuo copy risulterà molto ma molto ma molto più efficace. Questo è tutto per oggi. Se ti è stata utile questa puntata, fammelo sapere nello spazio dedicato ai commenti oppure con una storia su Instagram dove puoi taggare me, quindi chiocciolina Cecilia Sardeo, oppure Impact Girl Tribe, l'account Instagram di Biz Academy, oppure entrambi. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata del podcast Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.